Buongiorno. Penso che sia arrivato il momento di aprire un discorso diverso sul caso amicizia, sia vecchio, ma soprattutto nuovo, che è tuttora in corso, e perché si è parlato finora delle curiosità, dei piccoli avvenimenti tra umani e questa gente non terrestre, diciamo. Si è parlato di curiosità, di tecnologie, di eventi accaduti, filmati, fotografati. Non si è mai trattato del motivo per cui loro interessano l'umanità e non è che la interessano dagli ultimi decenni. Praticamente non solo loro, ma anche altre civiltà, altri popoli non terrestri hanno sempre interessato il pianeta Terra, che a detta loro pare sia molto importante nella economia di questa parte di universo. E pertanto molte sono le razze interessate a questa realtà, visto che tra l'altro, da come ci dicono, il pianeta Terra è uno dei 50 pianeti madre ed è uno, se non il più bello, completo, ricco di molte forme di vita di qualsiasi tipo, compresa ovviamente quella umana. Non si è mai parlato però di cosa questa gente cerca di dare alle umanità meno evolute, quelle, come dicono loro, di terza dimensione, ovvero dove siamo noi in questo momento. Loro cercano di ridare, di far capire in pratica ciò che ci è stato prepotentemente e con molta cattiveria tolto nell'arco delle centinaia di millenni, cioè la conoscenza, le informazioni che una volta gli esseri umani avevano. E tutt'oggi ci sono popoli che sanno ancora queste verità. Si può prendere in esempio l'India, che guarda caso, a tutt'oggi, quando avviene un decesso, o come dicono meglio loro, una transizione che noi chiamiamo morte, anziché disperare dal dolore della perdita dell'amico, del parente o del congiunto, in qualche modo addirittura loro festeggiano, perché, e questo è il motivo di base, festeggiano perché gli indiani sanno che la morte non esiste e che alla morte del corpo fisico l'energia, quella che noi chiamiamo anima, si libera di un corpo che fino a quel momento l'ha limitata nello spazio e nel tempo. E come diceva il buon Stefano Breccia, non vedo l'ora di liberarmi da questo inutile involucro che mi limita nello spazio e nel tempo. Ora, per capire questi concetti che ci sono stati brutalmente cancellati, purtroppo in un periodo che
si aggira intorno ai 230.000 anni fa fino a tutt'oggi. Infatti, nella parte occidentale di questo lato del pianeta, che poi si identificano nei popoli più evoluti a livello tecnologico e scientifico, partendo dal Medio Oriente, ovviamente, sono stati cancellati certi concetti dalle religioni monoteistiche, che, a parlare chiaro, sono tutte manipolate e studiate ad hoc per sottomettere le masse e controllarle, ma questo risale a molto, molto tempo fa e perdura tutt'oggi. Anzi, oggi si è un po' acuita la cosa. Oggi è più palese, tra l'altro. Quella che è la religione cristiana nata circa nel 315 d.C. ha cancellato quel concetto che era di base per la vita dell'essere umano, ma anche di tutti gli esseri viventi, visto che riguarda ogni specie vivente. Il concetto è stato cancellato di reincarnazione, mentre in India, luogo molto frequentato anticamente da diverse razze, comprese anche quella che noi chiamiamo V56 o Akri, che in sanscrito, guarda caso, la lingua chiamata degli dèi, infatti è una lingua che è stata portata sulla terra, che in sanscrito Akri vuol dire i saggi. Questo per introdurre quelli che sono i contenuti dell'insegnamento che loro stanno cercando di riconsegnare in mano a quella parte di umanità che è stata praticamente costretta a dimenticare quel concetto. Si tratta di un insegnamento etico e filosofico che si è dipanato negli anni in modo coerente, caratterizzandosi come una filosofia globale della realtà e che intende prendere in esame i temi fondamentali del pensiero umano, il rapporto tra l'uomo e Dio, la struttura del cosmo, la composizione fisico-psichica degli esseri umani, il senso della morte e dell'aldilà. Una rilettura originale dei concetti di male e di bene, la libertà, il destino. Ciascuno deve vivere fino in fondo il proprio destino, cioè le conseguenze positive e negative di quanto aveva fatto nelle vite precedenti. La loro è una visione che vuole fondere insieme le grandi intuizioni della saggezza orientale con la logica e la razionalità del pensiero occidentale, la saggezza orientale che è rimasta pura e proveniente da loro stessi. Non ogni cosa è nuova e originale, molte cose già fanno parte del patrimonio dell'umanità,
del nucleo essenziali delle attuali grandi religioni, ma nuovo è il loro argomentare, lucido, chiaro, serenamente laico, pur essendo profondamente spiritualistico. Per spiritualità non si intende qualcosa che richiami la religione. Loro per spiritualità intendono concetti di etica, di morale e di rispetto. Questo è la spiritualità per loro. Se di religione si vuole parlare, la loro è una religione trasversale che assume il nucleo originario delle grandi religioni, senza però assumere i contenuti dogmatici e culturali, perché nel loro modo di vedere non esistono dogmi, in quanto conoscono tutta la realtà e la verità cosmica. Questa loro laicità soprattutto ha affascinato molti di noi, in realtà. Nessuna richiesta di riti e di devozionismo, nessuna pratica spirituale veniva da loro imposta e nemmeno suggerita, perché per loro non ha alcun senso. Solo l'invito a non accontentarsi delle approssimazioni, ad andare a fondo nelle cose, conoscere la realtà, solo l'invito all'autenticità, alla verità, ad uno sforzo costante per rompere le cristallizzazioni che bloccano l'evoluzione spirituale, ed è quello che è stato imposto invece dalle varie religioni, e psicologica di ciascuno, e che interrompono l'unica cosa che ogni essere umano è chiamato a realizzare, la propria continua evoluzione verso una maggiore saggezza, un maggior equilibrio, una maggiore armonizzazione del tutto. Ora vediamo qual è il concetto fondamentale che è la causa anche della nostra presenza qui sul pianeta e su tutti gli altri e 49 pianeti madre, ove la vita nasce spontaneamente. Il concetto fondamentale che loro ci insegnano, infatti, è il concetto di evoluzione. C'è un legame evolutivo tra mondo minerale, mondo vegetale, mondo animale, ma soprattutto c'è evoluzione all'interno del mondo umano. Non si vive una sola vita, ma tante. Esiste cioè la reincarnazione. E proprio reincarnandosi più volte, ciascun essere umano è in grado di raggiungere la maturità e la saggezza a cui tutti sono destinati, nessuno escluso, anche gli animali, anche le piante e anche le rocce, i minerali. Essi hanno così ribadito che la morte è un fenomeno solo apparente. Alla morte noi deponiamo semplicemente il vestito di scena, che ci è servito per recitare una certa parte in quel teatro drammatico e comico che è la vita. Si depone il corpo fisico. E dopo un periodo di
riposo si riflette lungamente e seriamente sulla vita che si è appena conclusa. Se ne analizzano i comportamenti, le debolezze, le cattiverie, pigrizie, ma anche slanci coraggiosi e magari anche eroici. Non è Dio che interviene a premiare o a castigare. È il nostro spirito che ne può ricavare una sensazione di rimorso, e per spirito ci si intende, e loro intendono, l'energia che voi effettivamente siete. Tutti siamo energia. Dio parte di Dio. Quindi una sensazione di rimorso da parte della nostra energia, di angoscia, o viceversa di serenità. Proprio per queste esperienze interiori, che sono vissute insieme da tanti esseri umani, nel linguaggio semplificato delle religioni, sono state codificate e reificate con i nomi di inferno, purgatorio e paradiso. Dopo un periodo di sosta più o meno lungo, a seconda dei problemi individuali, ciascuno si reincarna. Naturalmente tutto ciò che si reincarna è il nucleo centrale dell'essere, quella che abbiamo detto energia, quella parte di noi che non muore mai e che riceve e trascrive il succo delle esperienze acquisite nelle varie incarnazioni. La vita, si qualifica pertanto come la preziosa palestra dove costruire a poco la nostra vera, maturità di esseri umani, adulti e completi. Mediante le reincarnazioni, ciascuno di noi vive ed esplora tante diverse, personalità, in modo da fare tutte le esperienze tipiche e fondamentali della vita umana: povertà, ricchezza, potere, sottomissione, femminilità e mascolinità. Naturalmente tutto questo non dura all'infinito. Un giorno, quando il processo di crescita sarà giunto alla sua maturazione, ciascuno di noi potrà finalmente uscire da quella che gli orientali, con una felice espressione, chiamano la ruota delle nascite e delle morti, che noi chiamiamo, invece abbiamo chiamato, il ciclo di morte-reincarnazione. A quel punto l'evoluzione continua, ma non più sul piano della materia fisica, bensì su altri piani spirituali, e l'essere umano si trasformerà in qualcos'altro, che sempre gli orientali chiamano con i nomi più affascinanti, l'illuminato, il maestro, il risvegliato, come il Buddha e il Gesù. Essi hanno approfondito i molti aspetti teorici di tipo filosofico e teologico che scaturiscono da questa visione complessiva, hanno approfondito il concetto di Dio o di assoluto, dell'uno, come essi preferiscono chiamarlo. Hanno discusso e contestato filosoficamente i concetti di creazione e di emanazione, affermando che il cosmo non è stato né creato né emanato da Dio, ma che tutto esiste da sempre in Lui. Poiché ovviamente la nostra esperienza ci fornisce invece immagine diversa del creato, in cui nulla permane, ma tutto nasce, si consuma e poi muore, hanno fornito un'interpretazione gnoseologica
e metafisica di come è possibile conciliare l'apparente divenire di tutto con l'affermata immobilità dell'essere che è implicita nel concetto stretto di Dio, tenendo presente che la parola Dio in sanscrito significa energia. Questa conciliazione filosofica tra il divenire e l'essere costituisce, secondo un mio parere, una delle parti più originali e innovative del pensiero e meriterebbe da sola una giusta collocazione all'interno della storia della filosofia, cosa che non viene fatto. Non è questa la sede adatta per esporre le argomentazioni vaste e molto complesse con cui si articola il loro pensiero, che è molto al di sopra del nostro. Vorrei però provare ad esporre alcuni aspetti di questa visione complessiva che trovo particolarmente affascinante e carica di implicazioni per l'umanità di oggi, ma anche per l'umanità di ieri. Naturalmente non si tratta di affermazioni tutte dimostrabili a tavolino. Essi non pretendono certo di dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio, in quanto Dio è ognuno di noi. Ed è la stessa energia che è una ragnatela fitta, è una rete che tutto comprende e tutto collega. Ma a chi accetta come ragionevole l'ipotesi dell'esistenza di Dio, propongono una serie di deduzioni che formano una visione complessiva di quella di la quale risulta rigorosamente coerente, lucida e abbastanza razionale. Il mondo in quale ci appare non ha un carattere oggettivo, esso è frutto della percezione ed è quindi creazione dei nostri strumenti percettivi che, essendo analoghi per ogni uomo, ci danno una sensazione di stabilità e di uniformità. Esso in realtà è costituito da ciò che essi chiamano sostanza divina indifferenziata, la quale, solo per effetto della nostra creazione, percezione, assume una apparente identità oggettiva. Non esiste quindi contrapposizione reale tra la materia e lo spirito. Tutto è in Dio e parte di Dio. Questo è un concetto difficile da elaborare, ma per semplificarlo possiamo fare un piccolo esempio, come altri che ne verranno appresso. Che significa essere Dio? Parte di Dio. Ora prendiamo l'esempio di un bicchiere e una bottiglia piena di acqua. Se noi versiamo l'acqua della bottiglia in parte in un bicchiere, dentro al bicchiere che cosa ci sarà? Acqua. Ma quella sarà acqua e parte dell'acqua più grande che è nella bottiglia. Quindi è acqua e parte dell'acqua. La quale bottiglia sarà lo stesso acqua e parte dell'acqua più grande che è la sorgente da dove la bottiglia è stata riempita. Ecco il concetto di Dio, parte di Dio. Siamo piccole parti componenti Dio. Quando una creatura muore, in realtà cambia soltanto il piano di esistenza. Essa cessa di osservare la realtà con gli strumenti percettivi del corpo fisico e comincia invece ad usare le percezioni di un corpo più sottile, il corpo astrale,
E poi il corpo mentale, cioè comincia a percepire le cose nella stessa maniera, ma in modo più basso di come le percepisce Dio, l'energia madre. Essa dunque continua ad esistere, ma come entità disincarnata. Non avendo il corpo, non ha più potere sul piano fisico, ma può osservare le dinamiche, capire il senso della vita trascorsa sua e degli altri, imparare le lezioni della storia individuale e collettiva. Teoricamente, se il disegno generale lo permette, può usare un medium o un sensitivo per comunicare con i viventi. In questo caso però non si deve credere che esprima una saggezza superiore. Essa, questa entità, questa energia disincarnata, non parla affatto a nome di Dio, perché non basta morire per incontrarsi con Dio, essendo tra l'altro Dio stesso. Essa esprime solo la saggezza a cui è pervenuta con la propria crescita evolutiva, eseguita in un corpo. In pratica ci sono dunque entità disincarnate, molto evolute, che possono esprimere una grande saggezza ed entità che magari sono di bassa o bassissima evoluzione, come dicono loro. Anime giovani, presenti sulla Terra in maniera incarnata, e dicono cose assurde o magari si prendono gioco anche pesantemente di chi le ha evocate. E già questa considerazione illumina in una luce ben diversa le tante presunte possessioni o infestazioni diaboliche di cui si parla a vanvera da molti secoli e soprattutto da parte della Chiesa, della religione, che si è fatta forza su queste manifestazioni diaboliche o infestazioni o possessioni. Il significato della vita è il rapporto con Dio. Come già abbiamo detto, la vita non si configura come una prova in cui chi sgarra la legge riceve una condanna eterna. La vita invece è una scuola, una palestra dove a poco, vita dopo vita, l'essere umano si arricchisce e raggiunge livelli di coscienza sempre più alti. Uno degli aspetti più originali e più sconcertanti di questo insegnamento è quello che quando i livelli di coscienza risultano del tutto identici, essi si fondono tra loro e si unificano. Questo significa che noi e gli altri esseri umani non siamo solo occasionali compagni di strada, ma siamo destinati a fonderci fino a diventare una cosa sola. E questa è l'argomentazione che giustifica razionalmente l'evangelico ama il tuo prossimo come te stesso. Non si tratta di una pia esortazione o invenzione fatta proprio del resto da tutte le religioni, ma di una realtà metafisica. La nostra personalità psicologica umana è destinata a scomparire, la nostra saggezza invece andrà a fondersi con la saggezza di tanti altri e insieme costituirà uno stato di coscienza più ampio, più completo, che a sua volta confluirà in stati di coscienza sempre più vasti fino a raggiungere lo stato di coscienza chiamato Dio.
Infatti, il nostro scopo è quello di ritornare alla fonte primordiale, a Dio, il cosiddetto l'uomo tende a Dio. Ecco il concetto che ci porta al ritorno verso l'origine. Dio, infatti, per questo insegnamento non è una persona, ma è uno stato di coscienza, precisamente lo stato di coscienza che li comprende tutti e che pertanto si configura come unità nella molteplicità, come immutabilità nell'apparente divenire, come eternità nell'apparente nascere e morire di tutto ciò che è in lui è contenuto. È un concetto che è difficile da assorbire, ma col tempo è possibile. Può sembrare freddo e riduttivo, osservano le grandi guide. Dire che Dio non è una persona la quale amorevolmente ci guarda dall'alto, ma se si riflette attentamente ci si rende conto che è più coinvolgente affermare che egli ci ha in sé, come uno degli stati di coscienza di cui è costituito, che la nostra esistenza come individui separati e distinti vale solo nell'apparenza illusoria creata dai sensi, ma che nella realtà metafisica esiste solo lui, e che noi siamo in lui, divisi da lui per una distinzione che è solo virtuale e non reale. Sono concetti affascinanti e sconvolgenti, ma difficili da elaborare, visto che i concetti di base sono stati cancellati da centinaia di millenni, anche perché applicati alla realtà di tutti i giorni, comportano delle conseguenze rivoluzionarie. Un esempio: il tempo e lo spazio esistono solo per noi che, essendo limitati, non possiamo vedere la realtà tutta distesa e presente com'è, ma la vediamo scorrere davanti ai nostri occhi un po' alla volta. Per afferrare questo concetto, si pensi ad una persona seduta sulla sponda di un fiume, che vede l'acqua passare e trascinare con sé gli oggetti più rari. Si pensi ora che la stessa persona dall'alto di una cima possa vedere con un solo sguardo tutto il fiume, dalla sorgente alla foce, con tutti gli oggetti contemporaneamente presenti sopra o dentro. Questo esempio, limitato come ogni altro esempio, ci può aiutare a capire in che senso chi è senza limiti come Dio vive in uno stato di eterno presente, mentre chi ha una percezione limitata, come noi della terza dimensione, crea la realtà apparente del tempo e dello spazio, quindi del divenire. Un esempio ancora più significativo per spiegare un altro concetto essenziale. Per spiegare che nulla può realmente divenire, che il divenire è solo apparente, hanno usato l'esempio dei fotogrammi. Si tenga presente che se davvero esiste il divenire di Dio, non sarebbe più l'assoluto, perché muterebbe, cambierebbe di stato
avrebbe domani qualcosa in più che non aveva ieri. Cioè ci sarebbe un'evoluzione anche di Dio, ma Dio non deve evolvere perché il suo massimo è il non plus ultra. Bisogna dunque che quando a noi appare come divenire, come futuro, come probabilità che non è realizzata ma che si realizzerà, esiste già. Immaginiamo, dicono, la pellicola di un film. In essa tutto il film esiste già. Quando però il film scorre sullo schermo, le persone che lo guardano vedono invece lo svolgersi di una storia. Vedono ad esempio il protagonista che è un bambino, che cresce, si sposa, ha dei figli, muore, eccetera, eccetera, tutto il divenire. Questo è ciò che sembra accadere nell'esperienza umana, della vita pratica. Noi vediamo tutto scorrere e divenire, ma in realtà tutto è presente ed il cosmo intero praticamente. È come una pellicola che noi percorriamo di fotogramma in fotogramma, ma che contiene sia l'inizio, sia lo svolgimento, sia la conclusione del cosmo stesso. Il cosmo è come un grande schedario, come un dossier che contiene tutte le schede relative alle civiltà, ai popoli, fino ai minimi particolari della vita dei singoli individui umani e non umani. Naturalmente la prima obiezione che chiunque farebbe a questo discorso è quella sulla libertà. Esiste allora la libertà umana oppure esiste soltanto un ferreo e fermo determinismo? La loro risposta è che esiste una libertà per gli esseri umani, ma che non è una libertà totale, è solo parziale. Vi è, essi dicono, affermano con molta forza, una storia generale che sostanzialmente è già tutta scritta. Esiste cioè il cosiddetto destino, e questo spiega perché qualche sensitivo che abbia genuine facoltà paranormali riesce in qualche caso a predire avvenimenti futuri, perché riesce a vedere questa storia già scritta. All'interno però di una storia generale che è già predeterminata, perché è conseguenza delle cause mosse in vite precedenti, nelle varie reincarnazioni, esiste un ampio spazio di libertà per i singoli esseri umani. La libertà per gli esseri umani è garantita dalle varianti. Sono previste infatti delle varianti, cioè delle storie alternative e parallele, tutte le volte che un essere umano si trova di fronte ad una scelta importante e decisiva della sua vita. Ma perché queste varianti non contraddicano l'affermazione che in Dio tutto esiste già, presente e dispiegato, bisogna concepire queste varianti come realmente esistenti entrambe, cioè non solo quella che l'uomo sceglierà, ma anche quella che non viene vissuta. Quindi, per continuare l'esempio della pellicola, tutte le volte che un essere umano si trova di fronte a una scelta importante e decisiva, esistono due spezzoni di pellicola diversi ed egli decide se vivere l'uno oppure l'altro. Può essere, che accada che la storia generale segua un suo corso e che il singolo invece viva una variante in cui egli sperimenta una storia diversa e magari opposta. Ma il finale
finale non cambia. Ma veniamo ora ad illustrare altre conseguenze significative della loro visione della nostra realtà di vita quotidiana, di tutti i giorni. Intanto colpisce il fatto che la vita, come loro la descrivono, risulta invece che incomprensibile e irrazionale. Come tutti, più o meno, siamo tentati di pensare, profondamente giusta e razionale. Viene in mente il noto esempio del tappeto. Se noi guardiamo il rovescio di un tappeto, vediamo solo un intrigo incomprensibile e, tra l'altro, sgradevole di fili colorati che si intrecciano. Ma non appena giriamo il tappeto dal verso giusto, tutto acquista senso e nulla più risulta casuale. Questo è un po' quello che ci dicono della nostra vita, anche se ben pochi di noi, troveranno l'esempio credibile e calzante. Tuttavia è impressionante riflettere come il concetto di reincarnazione da loro esposto implichi in effetti un grosso contenuto di giustizia, nel senso intanto che ognuno ha la certezza di arrivare alla meta, nessuno si perde, e questo non per una romantica concezione di Dio, ma per il semplice fatto che Dio non può mancare di una parte. Non può rimanere privo di qualcosa, essendo parte del tutto, che si collocherebbe come esterna ed estranea a lui. Nel senso poi che il percorso reincarnativo per gli esseri umani diventa non tanto una prova, una punizione, una fatica, quando invece una nascita spirituale con cui faticosamente ma gloriosamente il bruco diventa farfalla. Si pensa poi come si pensi in qualche modo come diventa affascinante da un punto di vista psicologico l'idea che ciascuno di noi abbia la possibilità di sperimentare direttamente le più svariate situazioni umane per comprendere dal di dentro, vivendole in tutta la loro ricchezza e drammaticità. Si pensi soltanto alla sconvolgente possibilità di vivere alternativamente la mascolinità e la femminilità. Questa sì, è solo questa, rivelerebbe la soluzione radicale dell'evidente sperequazione storica tra potere maschile e potere femminile, perché esiste naturalmente una legge detta di causa ed effetto che costituisce una forma di compensazione, per cui, ad esempio, un uomo che si comporta in modo arrogante e persecutorio nei confronti delle donne, se non arriva a correggere da solo il proprio atteggiamento, potrebbe ritrovarsi in una vita seguente a sperimentare su di sé, come donna, l'effetto devastante di una prevaricazione maschile e viceversa, eventualmente dovesse capitare a una donna. Questa osservazione ci introduce al problema del dolore. Il dolore, dicono questi esseri, è l'ultimo strumento che usa l'evoluzione per farci proseguire nella crescita. Quando ci rifiutiamo di capire, quando ci cristallizziamo e rifiutiamo di uscire dal nostro narcisismo e dal nostro egoismo, il dolore ci costringe ad affrontare un problema esistenziale, un aspetto della nostra personalità che magari per molte vite
abbiamo cercato di evitare, di ignorare, spesso barando e manipolando altri esseri umani per riuscire nel nostro scopo. Di per sé, se è possibile evolvere e maturare anche senza dolore, ma in pratica in tutti noi c'è una tendenza fortissima a cristallizzarci nelle abitudini, a rifiutare il nuovo, l'estraneo, a rifiutare in sostanza di crescere e di diventare realmente adulti. Il dolore che ci cade addosso, dunque, non ci colpisce mai per semplice casualità, la quale semplicemente non esiste, come non esistono le coincidenze, e nemmeno perché un altro essere umano arbitrariamente possa scaricare su di noi la sua aggressività e modificare così il nostro destino. Al contrario, è il destino, è il programma di quel film, è il karma che si serve eventualmente di un essere umano immaturo o inevoluto alle prime incarnazioni per fare arrivare su di noi le conseguenze di cause che noi stessi abbiamo mosso in questa vita o in vite precedenti. E se mi permettete un'osservazione ad uso degli psicologi, in questa visione l'inconscio esiste ed è smisuratamente più vasto di come l'ha concepito anche Freud, perché nascosti in esso vi sono tutti gli eventi della lunga evoluzione dell'essere umano e le mille esperienze fatte in tante vite, prima nel regno minerale, vegetale, animale, poi in quello umano. Ricordiamoci che il regno umano si trova alla terza dimensione, il regno animale alla seconda dimensione, il regno vegetale alla prima dimensione, il regno minerale alla dimensione zero. Quindi ogni essere vivente che oggi è arrivato alla dimensione terza umana è passato partendo dalla dimensione zero alla 1, alla 2, alla dimensione 3. Si pensi allora quale complessità verrebbe a raggiungere l'analisi psicanalitica di un essere umano i cui problemi non trovano più origine nei primi anni di vita o nel trauma della nascita, ma possono anche radicarsi in traumi antichi di secoli, accaduti in una delle vite precedenti. E in questa visione, comunque, tutto ciò che è inconscio è destinato a sparire e a diventare pienamente consapevole. Possiamo dire quindi che si tratta di una analisi, terminabile e non interminabile. Anzi, posso aggiungere un ulteriore elemento di grande fascino: il fatto che la storia del passato non è più qualcosa di estraneo che studiamo dall'esterno per farci una cultura, ma diventa la nostra storia personale, diventa il nostro passato, diventa carne e sangue di ciascuno di noi. In questa visione gli Egizi, i Sumeri, i Greci, i Romani ci riguardano pienamente perché tutti noi abbiamo certamente vissuto qualche vita in quelle civiltà e forse oggi tante problematiche sociali e individuali si ricollegano ad eventi e circostanze di allora. Tra l'altro, questo spiegherebbe le simpatie istintive che molti provano per certi periodi storici o certi luoghi e naturalmente anche le antipatie istintive e viscerali. Se poi accettiamo l'idea espressa con l'immagine dei fotogrammi, allora possiamo affermare che tutte queste civiltà del passato non sono scomparse,
scomparse, dato che nulla trascorre o sparisce, ma ogni cosa rimane per l'eternità nei fotogrammi che la riguardano e può essere quindi ripercorsa nei minimi particolari. Questo naturalmente vale anche per ogni singola azione individuale, per ogni singolo gesto che risulta fissato per sempre. Mi rendo conto che quando ho detto risulterà per molti assurdo e pazzesco, ma mi auguro che i cenni riassuntivi da me esposti spingano qualcuno a verificare di persona i contenuti di questi insegnamenti che loro ci danno. Mi hanno dato per 4 ore continuative una grossa fetta di ciò che vi ho detto attraverso una trasmissione telepatica di 4 ore nel 2010. Altre informazioni De Visus direttamente faccia a faccia. Devo ringraziare in questa occasione il mio caro amico e fratello maggiore Stefano Breccia, che oggi so con la massima certezza che è con la Fratellanza Bianca. Quindi non con i V56, perché la Fratellanza Bianca è un insieme di quinta dimensione, quindi di pura energia, che quando si mostrano indossano delle tute o dei sai bianchi. Ecco perché la chiamiamo Fratellanza Bianca. Stefano, e vi dico anche Emilio Braghidoli, è con loro ed è verificato. Vi ringrazio e vediamo alla prossima cosa potrò ancora dire.